Allora, innanzitutto buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui a Rawai Beach con grandi amici, davvero c'è un amore che circola nell'aria infinito. Volevo dire, io sono un ragazzo serio. Si vede che è cotto come una pera. No, cotto per più, cotto per due motivi. Allora, innanzitutto ho incontrato un buon signore. Cotto chi? Maci, te no invece. No, io sto benissimo. Allora non sarai geloso, no? No, non sarai geloso. Attenzione, verità. Poi ma fa bella. Mo li sposo. Vai. Mo li sposo, dammi la mano, l'ho detto. You want the money? Ok. Wake up. Se fai vedere chi è che vive con Wake up. Ho progettato la mia vacanza in un modo, purtroppo non è venuta. E l'ho dovuta riprogettare, quindi ho fatto una vacanza in un modo e adesso la sto facendo in un altro, quindi tutte e due le cose mi stanno. Sì, ma stai un po' in mezzo a due, non so che stanno. Io ti dicevo che anche a Pattaya ci sta un modo di poter arrivare a una nuova soluzione che non prevede né che ci siano potenti ricchi religiosi né che ci siano capito, ma che siano che siamo tutti uguali, perché nasciamo tutti uguali, ma non siamo capaci, ma non uguali, perché poi tu ci fai comunista due, no? Tu devi fare la politica da solo. Da solo, tirate, voglio bene, ci voglio bene, grazie. Ma questa la pubblichi sul. Scommetto che la pubblica su. Ciao ragazzi, stiamo mangiando. Non sembrerebbe, ma stiamo mangiando. Stiamo facendo un comizio politico. Cioè, sembrerebbe che abbiamo già mangiato. Figliolo, passa questo pesce. Infatti, te lo volevo passare. E questo me lo devo assaggiare. Un pesce. Comunque, questo è buonissimo. Io sono sempre detto che il male dell'Italia sono gli italiani. Capo della setta del polpo, dica qualcosa. Diventa idropopo. Che devo dire? Guarda i thailandesi, amano il loro paese. No, sono confuso. Siamo un noto esponente delle poste italiane. Ce l'hanno fatto che piacere le poste italiane. Ciao poste. Vabbè, ci vediamo più tardi possibile. Ciao. Non è che ti puoi dare la colpa solo a Berlusconi. Quelli ragazze mangiano. Che gli lasciano l'amo e i pescatori non sopporto. Leo, il pesce. Leo, lo vuoi? Non è stato? No, è lui che vuole la cernia. Sì, dai. Ma pesce c'è rimasto.